sala che siamo in ritardo di almeno mezz'ora. No, ieri eravamo in ritardo di ben 2 ore. La ricerca è basata solamente sull'attività più o meno volontaria di passione dei piccoli editori, e mentre invece il mercato è in mano completamente a loro. Quindi qui c'è qualcosa che non va. La radio è dura a morire. La radio funziona perfettamente anche in epoca digitale. I computer, la rete, il web ha praticamente cambiato totalmente l'ambiente culturale, meno la radio. La radio ha resistito, e la radio, quando parla di libri, è una cosa straordinaria perché dà degli input al lettore. D'anni di esperienza sulle spalle alla radio? Anche 30. Ieri è stato molto caotico perché noi parlavamo ma non ci sentivamo a pochi centimetri di distanza. Oggi invece siamo tutti muniti di cuffie auricolari, quindi penso che andrà sicuramente meglio. Io non avevo mai fatto radio in vita mia fino a ieri, e direi che come primo esperimento ha funzionato. Bene, anche se adesso in questo momento ci sono dei problemi tecnici che però risolveremo, perché in questo momento mi dicono che Radio Nodotto c'è muto. 1782 minuti di diretta. Il pubblico ha fatto tempo ad annoiarsi a morte con le nostre voci. E poi a divertirsi, a ridere, a piangere, a nascere bambini, a ritrovarsi soli o accompagnati. Bello. On the radio. I can see the DJ's been smoking some of that sticky. I like this one here. Abbiamo deciso di fare questo display, che è una specie di imbuto proprio dove la gente viene condotta nel mondo del libro. Infatti la cosa interessante è stata anche che abbiamo chiesto solo dai 10 ai 15 titoli alle case editrici, ma non solo le novità, i titoli di punta, quelli che vanno bene, i cosiddetti long seller, così per far capire anche al lettore il percorso anche storico delle case editrici, l'idea proprio, il prototipo del rapporto tra lettore e libro nella sua esplosione, nell'aggregazione della gente, con la gente quando dove si incontra, anche la gente credo che sia riuscito ben oltre le più rose aspettative, grazie a Inedito, grazie a Macao. Sempre una figura di merda io vado in televisione, perché mi dico devo fare, io sono un po' logorroico, scusatemi, e 2 minuti non riesco mai a esprimermi, infatti un po' mai rifiuto andare, e invece in radio tutte le volte che vado, a Radio Popolare, a Radio Onda d'Urto, ma spero anche a Sciarre Radio in questo momento, posso dare spirito libero alla mia logorrea, perché tanti tempi sono belli tranquilli come piacciono a me.